Amici vicini e lontani, buonasera. Ora sì, ho fatto la citazione. Ci stava, è carina, no? Citazione importante. Buon giovedì, benvenuti a casa mia, benvenuti nel mio mondo, benvenuti in casa Peretti. Come state? Come avete passato questa giornata? Grazie per la puntata di ieri, è stata pazzesca. Abbiamo... Cosa c'è? Cosa c'è? Regia mi ha scritto perché fai queste cose che sei anziano. Ma dove sono? Sono anziano. Amici vicini e lontani, ragazzi, è una frase che ha aperto tantissime trasmissioni in un mondo televisivo che era molto ma molto bello. Quindi comunque 348 80 40 254 numero per i vostri messaggi, le vostre richieste, le vostre canzoni preferite italiane qui da sentire. E qui c'è la chitarra di Luciano. Per adesso c'è solo la chitarra. Luciano arriverà nel secondo tempo. Ma a proposito di richieste che possono arrivare a questo numero che vedete qui al mio fianco, ne sono arrivate tre in settimana. E un'altra novità di Casa Peretti è proprio questa. Cercheremo di fare le richieste nel più breve tempo possibile. Possibile. Quindi adesso andiamo a rivedere un po' le richieste arrivate fino oggi. Vai regia. Allora, mi sembra che sia stato richiesto questo brano. Ciao Enrico, volevo fare un tuffo nel passato e sentire la canzone Impressioni di settembre, Maurizio di Volvera. Grazie per aver richiesto un brano del 1971. È considerata una delle 50 canzoni italiane più belle. Tutto il testo è una rincorsa. È una rincorsa alla felicità, dove, ok, c'è la nebbia, ma io voglio respirare te. Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole ma non c'è, ma non importa perché ho sempre qualcosa a cui pensare di positivo. Ed è un brano che io lo faccio volentieri. Il mio problema di questo brano è che ha un attacco difficilissimo, perché l'accordo in mi minore con la nota in re. Quindi se lo sbaglio, pazienza ragazzi, siamo dal vivo, le cose registrate le facciamo fare agli altri, ok? Siete pronti con tanti vostri messaggi? Iniziamo con questa dedica a Maurizio di Volvera. Cantate tutti, ma proprio tutti. Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole ma non c'è. Dorme ancora la campagna, forse no. Se sveglia mi guarda, non so. Già l'odore della terra, odor di grano, sale adagio verso me. E la vita nel mio petto batte piano, respiro la nebbia e penso a te. Quanto verde tutto intorno un po' più in là, penso a te. No!
via filtra già il giorno come sempre. Che mi sono preoccupato dell'inizio, non ho preso il ritornello. Bella questa. Luciano è lì che mi guarda, sta sorridendo. Ho provato 20 volte l'inizio, l'ho preso bene, ma quel no, ha già sbagliato. Vabbè ragazzi, è il bello della diretta, dicono tutti così, no? Quando succede qualcosa che non va, sono le 20:09, il bello della diretta, ta 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 ta. Andiamo avanti con le vostre richieste, perché è arrivata un'altra richiesta molto 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 bella. Oh ragazzi, ho avuto un giorno o due per preparare queste canzoni, però mi fa piacere accontentarvi e ce la metto tutta. Andiamo a vedere l'altra richiesta, regia. Vediamo un po' se abbiamo qua dietro. Ecco qua, sempre super Casa Peretti, e questo ci piace molto. Vorrei ascoltare Inevitabile Follia di Raff. Grazie Dani. Wow, che brano, un brano bellissimo, 1988. Musica di Raff, testo di Bigazzi. È un inno all'amore. Questa canzone la capisce soltanto chi è veramente innamorato. Gli altri possono solo limitarsi ad ascoltarla. E fa così.
dire che tra... Questa è la quarta puntata della quinta stagione. E tra la quarta stagione e la quinta stagione abbiamo modificato tante cose che soltanto man mano che le puntate vanno avanti riesco a capire, tipo i volumi, le compressioni, perché cerchiamo sempre di migliorarci e dare sempre quel qualcosa in più di importante. Regia, abbiamo ancora una richiesta, è ancora arrivata una richiesta questa settimana, ma voi fate come questi amici che avete visto alle nostre spalle, mandate un messaggio al 3488 80 40 254, perché no, magari anche con una foto, se amate la persona a fianco a voi in questo momento, fatevi una foto, mandatela qui al 3488 80 40 254. Devo alzare il microfono, regia, va bene così? Ah, lasciamo così. Ciao, ti sposerò perché di Eros Ramazzotti a mio marito Flavio, la ragione della mia vita. Vabbè ragazzi, ma che dedica è questa, è bellissima. Silvia con Federico e Lucrezia, che sono i figli. Quindi mio caro Flavio, sei fortunatissimo, perché guarda che bella canzone arriva proprio esclusivamente per te da parte di Silvia, Lucrezia. Sempre un ballerino. Ti sposerò perché mi sai comprendere e nessuno lo sa fare come te. Ti sposerò perché hai del carattere quando parli della vita insieme a me. Sposerò perché ti piace ridere e sei mezza matta proprio come me. C'è in comune tra di noi più di una cosa sola. Tutti! Per esempio so che del pallone sei tifosa. Non mi chiedi mai il giorno che sarai mia sposa. E poi perché io so già che se litighiamo io e te non stiamo mai più di un minuto col cuore arrabbiato. Mi sposerò perché viaggiare a poi stare in mezzo alla gente quando vuoi e sei di compagnia, si vede subito, tant'è vero che il mio cane mi ha preso in simpatia. Sono straconvinto che giusta, sei un po' testarda, sì, ma quel che conta onestà. Per un tipo come me tu sembri fatta apposta. E poi perché se chiedo a te mi brucia un po' di libertà. Non dici no, anche vorrei sposarti presto.
adesso pubblicità, ma subito dopo la pubblicità c'è la chitarra di Luciano Bianchini, sarà abbracciata da Luciano Bianchini e vi abbiamo preparato un inizio, ma rock, molto rock, quindi non cambiate canale, anzi avvisate gli amici, quelli più cari, e dite di mettere su canale 13 perché c'è Casa Peiretti. Mi raccomando, pubblicità, 3 minuti, torniamo subito. Luciano, sei pronto? Luciano è nato pronto. Pubblicità. Buonasera. E allora capisci che tra i tanti sentimenti ce n'è uno che rimane imperterrito, che rimane imperterrito e contiene tutti, contiene anche l'amore, e questa è l'amicizia. Luciano Bianchini! Voglio sentire le vostre mani a casa, tutti! Insieme a te è stata una partita, va bene, hai vinto tu e tutto il resto è vita, ma se penso che l'amore è darsi tutto dal profondo, in questa nostra storia sono io che vado a fondo. Ci vorrebbe! Ci vorrebbe! Amore, amore logico, amore disperato. Lo vedi, sto piangendo, ma io ti ho perdonato. E se amor che nulla amato, amore, amore mio, perdona. In questa notte fredda, mi basta una parola. Ci vorrebbe! Ci vorrebbe! Sia finita, ma sarà la notte magica o forse l'emozione. Io mi ritrovo solo davanti al tuo portone. Ci vorrebbe! Ci vorrebbe! Innanzitutto, che bello averti qua al mio fianco, davvero tantissimo. Grazie Luciano! Sono molto felice anch'io di essere qua di nuovo con te. Sei un po' emozionato? Eh beh, la prima è sempre la prima. La prima di una stagione per te è sempre la prima. Dopo devo rispondere a un simpaticone, ma rispondo dopo. E adesso vorrei ricordarvi che siamo in diretta 348-8040-254, il numero per i vostri messaggi, fotografie, richieste. Vorrei le mani su, tutti a casa, dai! Adesso parte la chitarra di Luciano. One, two, three.
grazie, grazie davvero. Scusami Luciano, scusami che tu sei qua, dovrei parlare. Anzi, parliamo prima di te. Come hai passato quest'estate? Bene, ho passato una bella estate. Ho fatto un po' di vacanza. Oh, mia mamma in vacanza, quindi sono contento. Oh, che bello. Insomma, devo fare una precisazione. Devo togliermi un sassolino dalla scarpa, sì. Perché io passo tante ore qua dentro cercando di dare sempre il meglio. A volte, come oggi, non è il massimo, però ho cercato di dare... di imparare canzoni nuove come Impressioni di Settembre, Inevitabile Follia, e mi faccio un tombino così tutti i pomeriggi, certo. Ma è il mio lavoro, quindi è giusto che sia così. Però quando vengo criticato ingiustamente, ha scritto: tanto non lo leggete, saluti. Guarda, mi fermo addirittura a parlarti, te col numero di telefono che finisce per 8517, non dico il resto, non ti sei neanche firmato, qui non so neanche chi sei. Buonasera Casa Peretti, sempre la solita minestra. Si canta bene, ma non con la propria voce. Ma che cazzo dici? Ma cosa stai dicendo? Ma cosa? Ma dove? Ma chi sei? Ma perché? Ma come fai a dire una boiata simile? Che voce dobbiamo avere? È la nostra. Hai visto? Ogni tanto si sbaglia, ogni tanto si dimentica le parole, non si becca la tonalità. Ma questa è Casa Peretti, questo è vero. Ok? Se non ti piace questa minestra, cambia canale, rompa le balle. Hai capito? Non mi becchi in una serata buona. Non mi becchi in una serata buona. Ma tu mi puoi dire che non ti piace il repertorio, ci sta bene. Non ti piace che abbiamo scelto di fare soltanto musica italiana, mi sta bene. Ma andare a criticare che non sia la nostra voce questa, Luciano, io non so più cosa fare. In tutti questi anni che ho sempre detto che noi non usiamo autotune, niente. Non usiamo effetti, non usiamo solo un po' di reverbero per rendere il tutto un po' più carino e ascoltabile. Io dico davvero, o cambi televisione, o cambi lavoro, o... Cioè, io non so chi sei, non ti sei neanche firmato. Io adesso la smetto perché mi innervosiscono certi messaggi. Non danno il giusto merito a tutto il nostro lavoro, ok? Quindi, per cortesia, se non ti piace cambi, ma questi messaggi, mandali a qualcun altro, mandali a trasmissione dove tutto è finto. Non li mandare qua, che è tutto vero. Ok? Bravo Enrico, giusto. Canta tu Bianchini, va. Pacini. Sono ancora qui. Sono venuto un po' a vedere se ci sono, non ho vita. E per insistere, ancora chiedere, ma qua, quando ti innamorerai di me, la mia storia contro il tempo, chissà forse domani, ma qua, quando
cantare con la voce di Bocelli, no? Ario, però no, no, questa è la tua, che te devo dire, con la sua voce. Vabbè. Andiamo a leggere un po' di tutti i messaggi, perché poi mandiamo in onda tutti, anzi quelli che le diamo ancora più valore, quelli che non dicono le cose come stanno. Vai regia, vai, facci un po' vedere un po' i messaggi arrivati fino a qui. Vediamo un po'. Oh, ore 20, aspetta che non ce vedo più. Ore 20, il nostro gatto Osvaldo si sveglia, inizia a casa Peretti. Ciao amici Giovanni e Alessandra. Ciao Giovanni, grazie. Ciao, che ciao, bello Osvaldo. Meraviglioso Osvaldo, grazie davvero. Ogni sera si passa insieme e ogni sera che si passa insieme è emozionante. Grazie Dani, grazie davvero. Ciao Dani, grazie. Sempre presente, sempre messaggi bellissimi. Grazie Dani, ti vogliamo bene, davvero bene. Casa Peretti, la compagnia di ogni sera. Baci da Alfonsina e Germano. Grazie Alfonsina. Ciao. Ciao Germano, grazie. Ciao, grazie. Bentornata a Casa Peretti. Passare un'ora con Enrico Luciano è sempre piacevole. Sentirvi cantare le belle canzoni, e diciamola tutta, siete sempre bravi, come la regia. Grazie Tony. Ciao, grazie. Grande Tony, che bello vederti scrivere per noi. Ciao Enrico, è un piacere ascoltarvi. Ci piacerebbe ascoltare dei Righeira. L'estate sta finendo, un abbraccio Stefano, Gabriella e Milli. Ma forse nella prossima pubblicità la proviamo, vediamo se viene, la facciamo così, altrimenti arriverà in questi giorni, come ho fatto il primo tempo. Tutte le vostre richieste. Buon inizio settimana e ciao Enrico e Luciano dal tuo amico Johnny e Lucia. Ciao ragazzi, ciao. Johnny, grazie. Johnny e Lucia, ciao. Prima era solo Johnny, adesso è Johnny e Lucia. Sì, mi sono perso qualcosa? Sì, è nata quest'estate qualcosa di bello? No, però è una bella cosa comunque. Ah beh, Johnny e Lucia, in bocca al lupo. Ciao Casa Peretti, bentornati a farci compagnia quando torna la bravissima Alessia e il bravissimo Amedeo. Buona serata Michela Torino. Beh, Alessia sarà qua domani sera, Amedeo la prossima settimana. Voi seguite sempre Casa Peiretti e arrivano tutti. Vai Lucianino. Ciao Enrico Peiretti, sono tornato ad ascoltarti e seguirvi. Ciao. Mi fai ascoltare Uomo che ti ama di Lucio Battisti da Antonio Primicieri di Rivalta. Non la so, la imparo, non la so. Anch'io non ho minimamente come... non lo so. Ciao carissimo, salutiamo tutta Rivalta. Bella giacca, rosa fucsia, complimenti, bella impressione di settembre. Ciao a tutti Sandra, grazie Sandra. Diciamo bella per il 75%, dai. Però va già bene, eh? Ciao amici di Casa Peiretti, ciao Enrico e Luciano. Vorrei dedicare ad Arianna e al suo ragazzo Simone una canzone d'amore degli 883, Enrico da Collegno. Così si fa. Quindi in questi giorni avrai il tuo messaggio scritto grande dietro e la canzone con tanto di dedica. Grazie Enrico, ciao Collegno, ciao Enrico, ci andiamo sempre in vostra compagnia. Un abbraccio grandissimo dalla Family Fava. Grazie Family Fava, ciao. Ciao, grazie, ciao. Ciao, grazie davvero. Grande Casa Peiretti, un saluto a tutti, siete fantastici. Giuseppe e Anna Maria. Ciao Giuseppe. Sempre ciao. Presenti. Grazie, grazie, grazie amici nostri. Buon ritorno nella mia casa con Enrico sempre al massimo. Mi manca molto, ma mi mancano molto Alessia e il magico chitarrista Luciano. E è qua Osvaldo da Venaria, sì, per sì, completare sì. Il trio delle meraviglie è qui. E che abbiamo deciso di fare sempre entrare gli ospiti nel secondo tempo per così darle anche un po' più di importanza. Bravi come sempre, un saluto a tutti da Romy, Roby Lacchelucci. Ciao. Romy, pensa che Roby era qui che suonava il piano 2 giorni fa. Bravissimo per di più, bravissimo. Bentornato Luciano, sto cantando con voi, grazie per la compagnia. Ciao Elena, grazie, ciao. Ciao Elena. Merci. Allora, regia, ancora un messaggio, poi gli altri andiamo a leggerli nel terzo tempo. Ciao Enrico, ma se ti sposi mi inviti? Ciao Luciano, un abbraccio forte da Amedeo. Ma non credo che sia nei miei piani. Secondo me nella mia scaletta c'è andare sulla luna e poi cercare la felicità eterna, risorgere e sposarmi. Quindi... Ciao Amedeo, ciao. Cantiamo un po', dai, cantiamo questo, dai.
cosa sei, che cosa sei, che cosa sei, che cosa sei. Non cambi mai, non cambi mai, ma proprio mai. Adesso sto zitto però, guardate. Adesso ormai ci puoi provare, non so più come fare per convincerli che caramelle non ne voglio più, le rose e i violini questa sera raccontano un'altra, violini e rose li posso sentire quando una cosa mi va, se mi va, quando è il momento e dopo si vedrà. Cosa sei, ma cosa sei, che cosa sei, cosa sei. Adesso ormai ci puoi provare, chiamami tormento dai, già che ci sei. Caramelle non ne voglio più, c'è in sé quando c'è, lei parla meno, che vuole bene a me, spero vero. Quelle canzoni che, grazie degli applausi, questi sono finti, questi sono gli applausi della base, questi sono finti, non c'è nessuno in studio, con una canzone che hanno cantato tutti. Penso che un sogno così non ritorni mai più, mi dipingevo le mani e la faccia di blu, poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare tutti, oh, oh. Cantare, oh, oh, oh. Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano svaniva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per noi. Volavo, volavo felice più in alto.
dipinto di blu, felice di stare quassù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare quassù. Con te. Torniamo subito con tutti i vostri messaggi. E adesso, caro Luciano, andiamo a finire tutti i messaggi arrivati, finire di leggere tutti i messaggi arrivati fin qui. Ricordo che domani sera c'è qui con me Alessia Chelucci. Quindi vai regia, vai Federico, gran lavoro il tuo stasera. Ciao Enrico, mi dedichi PFM, quello che vuoi, mi piacciono tutte, Michi da Novara. Beh, abbiamo proprio iniziato questa sera con un brano della PFM del 71, Impressione di settembre. Quindi... io so solo quello, già non lo so bene, però vai. Ciao Enrico, ciao Luciano, buona serata in musica sempre top. Saluti cari da Marina Ferrari di Torre Pellice e Marco. Ciao Marina, ciao Marco, grazie davvero, grazie. Ciao. Ciao Enrico, non te la prendere, non merita la pena. Queste persone contestano solo per il gusto di farlo. Ma vai con le canzoni, ci siamo noi a sentirti. Salutami Luciano. Pava Silvano! Ciao. Io non è che mi arrabbio. Mi dispiace perché c'è ancora gente che non mi crede. E quando uno non mi crede, mi fa male, capisci? Poi non è che sono arrabbiato, però porca paletta, perché non mi credi? Enrico, posso dirti come la penso? Perché non inviti questa persona che crede di poter sapere come si canta in casa Peretti a Medo Grillo? No, grazie, Amedeo. Io ti ringrazio, ma credo proprio di no. No. Non do questa soddisfazione di venire qua, ci vengono le persone come si deve. Di idee ne è pieno il mondo, ma tu hai parlato bene. E chi ti vuole bene lo sai, rispetta te e la tua trasmissione. Rosy e Carlo della Valsesia, grazie. Grazie Rosy, grazie Carlo. Grazie. Vedi, poi mettiamo sulla bilancia tutto l'affetto che sta arrivando adesso, anche in privato, rispetto a un messaggio. Siete una meraviglia, ragazzi. Bravi ragazzi, è grande come sempre Luciano. Ciao da Maria, da Torino. Ciao, grazie, ciao Maria. Ciao Maria. Casa Peretti è tutto originale e come diciamo a Napoli, i pezzotti sono altri. Patti 60! Ciao Patti, ciao. In Casa Peretti si passano ore ed ore per cercare di fare le cose al meglio, suoni, volumi, eccetera. Nonostante questo, proprio perché si è in live, le sbavature capitano. Dire che non si è live perché immagino si pensi si metta un CD, lo prendiamo come un complimento, ma temo che serva subito a chi lo scrive un buon otorino. Nel caso, usando spesso le cuffie e soffrendo di acufeni, ho il numero di uno bravo. Nel caso rimandi il messaggio firmandosi, glielo giro. Giuliano, grande, il mio manager, grazie. Grande Giuliano. Lo sapevo che arrivava. Arrivava anche Giuliano in difesa del Peretti, grazie amico mio. Ma poi lui sa cosa c'è dietro, meglio di tutti voi. Ciao Enrico Luciano. Enrico, non te la prende, purtroppo le persone intelligenti scarseggiano. Buona serata, Ferruccio da Novara, grazie Ferruccio. Ciao Ferruccio, ciao. Chissà come si sente adesso quello che ha scritto il messaggio. Dirà, porca paletta. Ciao Enrico, ma se mi sposo con Luciano vieni a cantare al nostro matrimonio, Nellina Snellina. Tu ti sposi con Luciano? Davvero, c'è qualche Nellina Snellina? Com'è che si chiama? Ai, Luciano ha cambiato colore ragazzi, è diventato del colore della chitarra, certo che vengo, volentieri. Ciao Casa Peretti, per quel messaggio che vi ha fatto Inca poco fa non vale la pena prendersela, i cretini sono ovunque. Buona serata, siete fantastici. Ivana addirittura da Piacenza, grazie. Ciao Ivana, Ivana, grazie. Grazie Ivana, viva Piacenza. Grazie Enrico, mi hai fatto emozionare. Maurizio di Volvera, mi hai fatto tornare indietro di tanti anni. Queste canzoni non vanno mai alla fine. Hai ragione Maurizio, vero. Hai ragione. Preparane un'altra richiesta, eh. Grazie. E io sarò orgoglioso di cantare per te e per tutti voi a casa, grazie. Gianni da Torino ci scrive: ciao Enrico, quando vuoi con Valentina mi fate la canzone Eclissi del cuore, grazie mille, la mettiamo in programma, va bene, grazie Gianni. Ciao grazie. Gianni. Di Neck e non mi ricordo chi, però vai. Super bravi, ciao da Maddalena. Ciao Maddalena, grazie.
super bravi addirittura. Auguri a mia moglie Rosalba per i suoi 50 anni, lo dice Danilo. Auguri! Auguri! Auguri anche da parte di Casa Peretti e di tutta la redazione di Rete 7. Buona serata a tutti, anche quelli che stanno dietro le quinte, che organizzano e si fanno in quattro. Un abbraccio e forza ragazzi, MB! Ciao MB, ciao! MB, vabbè, MB. Ciao MB, ciao! Max! Vai! Ciao Enrico, vorrei fare gli auguri a Rosalba per i suoi 50 anni, grazie mille. Grazie Renata da Piscina. E noi ci uniamo anche noi, auguri, tanti auguri, Rosalba. Auguri. 50 anni. Mia madre vi segue sempre e canta con voi. Un saluto Concetta da Solero. Ciao Concetta. Ciao Concetta, ciao, anche grazie alla mamma. Oggi sarebbe stato il compleanno di un mio amico che mi ha cambiato la vita. Con me è ha sempre avuto delle belle parole. Le volte che abbiamo chiacchierato è sempre stato bellissimo. E quindi, anche se non ci sei più, tanti auguri, Stefano D'Orazio. Giorni contati in quel viaggio al di là del mio cuore. Gente di un tempo che qui nel silenzio non c'è. Forse quel cielo lassù non lo posso capire. E vivere questo mistero che parla con me. Passano i giorni cantati in un magico assolo. Dove non vedono gli occhi c'è molto di noi. Somiglia così tanto a lei, al viso così tenero di questa solitudine. Che cosa c'è più in là? Ho voglia di trovarlo anch'io. Johnny!